Le famiglie nobili romane, dopo aver consolidato il loro potere e le loro residenze in città, erano solite investire anche nella costruzione di splendide dimore in campagna. Bassano Romano passa agli Anguillara grazie a Sisto IV nel 400. Qui subentreranno poi i Giustiniani nel 600 e infine saranno gli Odescalchi, gli ultimi proprietari privati di una villa che ancora oggi permette di fare un viaggio nel tempo e soprattutto nel gusto di queste grandi famiglie del passato. Sui soffitti, complicate grottesche circondano le allegorie delle stagioni, ma anche immagini che celebrano la storia della famiglia Giustiniani, il porto di Genova, luogo di origine, e il porto dell'isola di Scio, dove i Giustiniani fecero fortuna con il commercio dell'allume. In particolare Vincenzo Giustiniani, il vero ideatore di questo fantasmagorico ciclo decorativo. Il mondo di Vincenzo Giustiniani era costituito da sculture antiche che un tempo arredavano questa villa e dagli affreschi che in realtà sono scuse per raccontare storie meravigliose come quella di Amore Psiche. La ragazza che aveva solo la colpa di essere più bella di Venere viene rapita da Eros che però poi se ne innamorerà fino a sposarla di fronte a Zeus e al consesso di tutti gli dei dell'Olimpo. Nell'ultimo salone del palazzo assistiamo sulle pareti ad una calamità naturale. Ci dobbiamo alzare gli occhi per capire che assistiamo al momento nel quale Fetonte cade dal carro del sole, perché è stato Giove con le sue saette a mettere fine alla sua corsa. Si era avvicinato troppo alla terra, ha scatenato un disastro e provocato le emozioni forti che soltanto un grande maestro barocco come Domenichino avrebbe potuto dipingere magistralmente in questo palazzo.